Pompeo, mentre gli anni declinavano verso l'età tarda, reso più pacato dalla consuetudine con l'attività civile, aveva disimparato con la pace l'arte del condottiero, dal momento che faceva grande affidamento sulla fortuna di un tempo. Lucano, nel suo poema epico sulla guerra civile scritto durante l'età di Nerone, descrive in questo modo Pompeo, il condottiero sconfitto da Cesare che con la sua vittoria avrebbe posto fine alla Repubblica e gettato le basi dell'impero. Lo scrittore nipote di Seneca considera tale guerra una sciagura, anche per essere stato un conflitto fratricida tra cittadini romani, e rappresenta Pompeo come una sorta di eroe in declino, una grande quercia di cui resta solo l'antico nome e destinata a crollare. Cesare al contrario è un eroe negativo, spregiudicato e assetato di potere, colpevole agli occhi di Lucano di aver distrutto la Repubblica di cui l'autore era nostalgico non approvando il potere imperiale. Nel libro VII del Bellum Civile, il poeta descrive la battaglia di Farsalo del 48 a.C., che vide la sconfitta delle truppe di Pompeo, e immagina il discorso che il condottiero rivolge ai suoi uomini per esortarli a battersi con valore. Lucano rappresenta Pompeo impaurito nell'imminenza dello scontro, quindi gli attribuisce parole con cui si dice certo della vittoria, grazie alla superiorità numerica del suo esercito e alla presenza tra le sue file di uomini validi come quelli antichi. Esorta i soldati a combattere per la patria e quanto hanno di più caro, come se le donne romane e i senatori li implorassero, e ricorda che è in gioco la libertà futura di Roma, destinata in caso di sconfitta a cadere sotto il dominio di Cesare. Pompeo fa appello ai sentimenti dei suoi uomini, quasi supplicandoli di non lasciarlo in balia di Cesare che è anche suo suocero, avendo egli sposato la figlia Giulia. Il richiamo patetico ne evidenzia la debolezza, anticipando quella che sarà la sua sconfitta. Pompeo non cadrà nella battaglia e cercherà in seguito rifugio in Egitto, dove sarà ucciso a tradimento dal re Tolomeo, che sperava di ingraziarsi Cesare. Il fatto sarà narrato dallo stesso Lucano nel libro VIII dell'opera. Segue la traduzione del passo con il discorso di Pompeo alle truppe prima della battaglia di Farsalo. Non appena Pompeo scorse l'esercito nemico che avanzava di fronte e che ormai non erano più consentiti indugi alla guerra, ma che proprio quello era il giorno stabilito dagli dei, si fermò sbigottito con il gelo nell'animo. Per un tale condottiero aver paura delle armi in quella maniera costituiva un augurio sinistro. Ma egli cercava di soffocare il timore, e alto sul cavallo passò in rassegna l'intero suo esercito. Ecco le sue parole. Si avvicina il giorno che il vostro valore richiede, la fine che avete cercato del conflitto civile. Date fondo a tutte le vostre forze, è questo l'ultimo impegno bellico ed un'ora sola trascina con sé le genti. Tutti quelli che desiderano la patria, il calore della famiglia, i figli, l'amore coniugale, gli affetti abbandonati, devono conquistarli con la spada. Gli dei hanno posto ogni cosa sul campo di battaglia. La causa migliore ci spinge a sperare nel favore dei numi. Essi indirizzeranno i dardi attraverso le viscere di Cesare, essi hanno deciso di sancire con il suo sangue le leggi di Roma. Se si apprestassero ad offrire a mio suocero il dominio del mondo, avrebbero potuto già troncare con la morte la mia vecchiaia. Gli dei, adirati con le genti e con Roma, non avrebbero mantenuto in vita il vostro condottiero Pompeo. Abbiamo raccolto tutto ciò che può contribuire alla vittoria. Si sono presentati di propria volontà per affrontare i pericoli della guerra uomini illustri e soldati, che somigliano a quelli venerandi delle antiche età, se i fati consentissero che potessero tornare in vita ai nostri giorni i Curi, i Camilli e i Deci, che si consacrarono alla morte, essi combatterebbero nelle nostre file. Popolazioni raccolte dal più lontano Oriente e innumerevoli città hanno fornito eserciti, mai così numerosi per una guerra. In questo momento possiamo fare affidamento sul mondo intero, tutti gli uomini, che vivono sotto il cielo stellato e nelle zone che vanno dal meridione al settentrione, impugnano le armi. Forse non stringeremo i nemici nel mezzo, dopo averli sommersi con le nostre ali? La vittoria richiede poche braccia. La maggior parte dell'esercito combatterà soltanto con il clamore. Le schiere di Cesare non equivalgono numericamente alle nostre. Immaginate che le madri, sporgendosi dalla sommità delle mura di Roma con i capelli sciolti, vi esortino al combattimento.
Immaginate che gli anziani senatori, i quali non sono in grado per la loro età di seguire l'esercito, trascinino nella polvere dinanzi a voi i loro bianchi capelli venerandi, e che la stessa Roma, terrorizzata all'idea di avere un padrone, vi corra incontro. Immaginate ancora che il popolo di oggi e quello futuro uniscano insieme le loro preghiere rivolte a voi. Questa folla vuole nascere libera, quella vuole morire libera. Se dopo tanti pegni d'affetto ci fosse un po' di spazio per Pompeo, che vi supplica insieme alla moglie e ai figli, mi getterei ai vostri piedi, se lo permettesse la dignità del comando. Io, Pompeo Magno, costretto all'esilio se non vincerete, zimbello del suocero, motivo di vergogna per voi, vi scongiuro di allontanare da me l'umiliazione e l'obbrobrio dei miei ultimi anni, che io, da vecchio, non impari a servire. A queste tristi parole del capo si infiammarono i cuori, il valore romano prese forza e ardire e si decise di morire, se i timori di Pompeo erano fondati.